Io ho accolto con grande piacere l'invito di Cristina e Andrea per questa conferenza stampa di presentazione delle loro candidature. Ovviamente sono due amici, due persone della mia giunta e quindi, visto che come tutti i cittadini elettori avrò a disposizione due voti di preferenza, io pubblicamente dico ai miei cittadini fiorentini che voterò convintamente per Cristina Giachi e Andrea Vannucci, perché credo che la buona amministrazione che abbiamo dimostrato qui in città possa essere utilissima alla Regione Toscana. Aggiungo che il mio impegno sarà pancia a terra per il PD, faccio in bocca al lupo a tutti i candidati della lista di Firenze e delle altre liste provinciali, ma soprattutto sono al fianco di Eugenio Giani e approfitto anche per fare un appello ai toscani e ai fiorentini affinché anche coloro che in passato hanno scelto altri schieramenti politici, penso ai 5 Stelle o alle liste di sinistra alternativa, possano questa volta votare per la Toscana dell'Europa, per la Toscana dei valori democratici e riformisti, contro qualunque pericolosissimo rischio, scenario di governo conservatore, estremista di destra in questa regione. Un appello al voto utile, lo chiamo così come siamo abituati a chiamarlo, perché oggi gli elettori sanno distinguere tra quello che è l'adesione ad un partito politico nazionale, tra quello che è il voto verso un governo e verso il Parlamento e quello che invece è il voto per il governo della regione. Sono due cose che possono anche essere valutate con criteri diversi. Dunque ai toscani che comprensibilmente hanno posizioni legittime a favore dei 5 Stelle o delle liste di sinistra alternative, dico questa volta fate una scelta di campo, perché in Toscana in questo momento o si sta da una parte o si sta dall'altra.